Venerdì 2 settembre si è chiuso, oserei dire, finalmente il calciomercato. E allora buongiorno e bentrovati, cari amiche e amici bianconeri, qui sul mio canale per analizzare insieme, ovviamente se sarà di vostro interesse, ascoltare la mia analisi sul mercato bianconero e su Zaniolo e su Zaccaria, il titolo del video di quest'oggi. Prima di farlo, come sempre, vi invito a iscrivervi al mio canale YouTube azionando la campanella delle notifiche e mettendo like al contenuto in fondo alla puntata, se questa sarà stata di vostro gradimento. Ovviamente grazie a tutti quanti voi che mi avete seguito in questo estenuante, oserei dire, periodo di calciomercato, nel corso del quale ho cercato di raccontare le informazioni, le notizie condivise, ma anche quelle magari ricevute in via esclusiva. L'ho sempre definito bastardo il calciomercato, proprio perché finché non c'è ufficialità nelle operazioni, qualsiasi tipo di sbilanciamento può costare caro. Così è sia per quanto riguarda il discorso Simeone, che mi fu dato come a trattativa avanzata con la Juventus, che avrebbe rifiutato la corte di una squadra di Serie A perché andava alla Juventus. Poi, come avete visto, non si è verificato, ho spiegato quello perlomeno che mi è stato riferito. Massimiliano Allegri chiese di aspettare per chiudere l'operazione. Il tergiversare della Juventus ha portato poi Simeone a vagliare la proposta interessante del Napoli e lui si è accasato al Napoli. Lo stesso discorso vale per Nicolò Zaniolo, operazione che non si è conclusa e che da questo punto di vista delude più me che voi, perché sono grande stimatore del giocatore, perché soprattutto quando racconto ci metto la faccia. Beh, mi farebbe piacere avervi raccontato ciò che poi si è verificato. In realtà non è andata così. E allora, nella parte finale di questo video, appunto, su Zaniolo, vi dirò la mia. Ma veniamo all'analisi del calciomercato. Allora, un calciomercato che, da un punto di vista del voto, che è relativo, come spesso quando faccio le mie pagelle, il voto lascia un po' il tempo che trova. In realtà è il giudizio è quello che conta. E credo che, da un punto di vista, allora, del voto, potremmo dare un tra il 6,5 e il 7, tranquillamente, al mercato della Juventus, perché sono state fatte parecchie operazioni in entrata, ma soprattutto parecchie operazioni in uscita. E allora, da un punto di vista economico-finanziario, è un voto altissimo, molto più del 7 di cui vi ho parlato, perché la Juventus chiude sostanzialmente il bilancio di questo mercato come mai le era accaduta nell'era moderna, nel recente passato, con un plus da circa 25/26 milioni, senza tenere in considerazione quelli che poi saranno i bonus, che non li consideriamo né in entrata né in uscita, ma diciamo parliamo di cifre nude e crude. Quindi un plus da circa 25-26 milioni e un abbassamento del monte ingaggi in raffronto alla passata stagione di circa una ventina di milioni. Quindi è un'operazione, quella mercatara, definita così, da parte della dirigenza bianconera, estremamente intelligente, estremamente importante da un punto di vista economico-finanziario, e su questo sono dati alla mano incontrovertibili. Poi chiaramente c'è il giudizio su quelle che sono le operazioni tecniche, e allora le operazioni tecniche ognuno ha la propria visione, ognuno le considera a modo suo. Per quanto mi riguarda dico 7 al mercato. Perché? Perché sicuramente la Juventus ha inserito giocatori funzionali. È oggi una rosa maggiormente distribuita e equilibrata rispetto magari a quella della passata stagione. Sono stati inseriti giocatori che lo stesso Massimiliano Allegri avrebbe voluto, di cui aveva fatto richiesta, e quindi l'operato della dirigenza, nelle persone di Cherubini in primis, ma anche di Arrivabene, per quanto riguarda poi il discorso economico-finanziario, credo possa definirsi tranquillamente più che positivo, perché Milik è un giocatore che assolutamente ha caratteristiche che possono essere molto funzionali al gioco della Juve. Può giocare sicuramente come vice Vlahovic, può giocare in alcune circostanze anche in affiancamento a Vlahovic, ma è proprio quel classico giocatore vice Vlahovic che la Juventus andava cercando. Discorso diverso se lo si va a considerare nel momento in cui la Juve ha inseguito per un mese Depay e poi prende Milik. Allora, da quel punto di vista il voto cambierebbe. Ma nel computo globale, Milik, Pogba, Di Maria, Bremer, Gatti, Kostic e probabilmente Paredes, ecco, probabilmente forse potrei dimenticare qualche un altro, Cambiaso, che poi è andato in prestito, sono operazioni che posso ritenere più che soddisfacenti per un mercato in un'unica sessione da parte della Juventus. Per quanto riguarda poi le uscite, sono state fatte uscite importanti. Ecco, quella che sostanzialmente mi lascia perplesso, e l'ho scritto anche sul mio profilo social Twitter, è certamente l'uscita di Zaccaria,
che però va analizzata sotto un altro punto di vista rispetto alla considerazione globale, cioè il giocatore che tu acquisti a gennaio e rivendi sostanzialmente a fine agosto, primi di settembre, quindi 7-8 mesi per non valutare un giocatore o perlomeno per bocciarlo e privartene, cedendolo ad una competitor europea, perché si accasa al Chelsea, non proprio in una squadra delle ultime da tenere in considerazione, quindi un giocatore evidentemente che ha una certa considerazione internazionale, d'altra parte è nazionale svizzero, d'altra parte la Juventus lo aveva soffiato alla Roma e al Borussia Mönchengladbach, se non vado errando, no, al Borussia Dortmund se non sbaglio, nel corso della sessione invernale, proprio perché era un giocatore che era ritenuto confacente alle esigenze bianconere. Al tempo stesso la Juve si libera di un giocatore come Arthur fuori dal progetto con un prestito oneroso da 4,5 milioni di euro, stipendio interamente pagato da parte del Liverpool e soprattutto la possibilità di un diritto di riscatto da parte dei Reds pari a 37,5 milioni di euro. Chiaramente diritto di riscatto difficilissimo che potrà essere esercitato, ma non mettiamo limiti alla provvidenza. Certo che sia con Arthur sia con Zaccaria, che esce in prestito oneroso per 3 milioni, stipendio a carico completamente del Chelsea, ecco, la Juve mette a segno sicuramente operazioni importanti in uscita da un punto di vista economico-finanziario, per Arthur anche da un punto di vista tecnico perché il giocatore era fuori progetto, per Zaccaria credo che sia giocato molto il ruolo della non partenza di Rabiot quando Rabiot sembrava prossimo ad approdare al Manchester United, però Zaccaria non ha gradito l'atteggiamento della Juve, che ha cercato di inserirlo in due operazioni, una con l'Atletico Madrid per l'acquisizione di Alvaro Morata, l'altra con la Roma per l'acquisizione di Nicolò Zaniolo. Si è sentito un po' scaricato e lui si è guardato attorno attraverso il proprio agente e qualora ci fosse stata la possibilità di trovare una sistemazione pari o superiore a quella bianconera, e in questo caso certamente mi sembra di poter affermare senza offendere nessuno, superiore a quella bianconera, approda al Chelsea. Di conseguenza un trasferimento che mi lascia perplesso da un punto di vista dell'operazione nella sua totalità, perché arrivi a gennaio, non hai la possibilità nemmeno di dimostrare quello che vale, vieni già scaricato, peraltro l'esordio fu entusiasmante con il gol al Verona, ma facendo un computo della presenza di centrocampisti a disposizione di Massimiliano Allegri, con Zaccaria sarebbero stati 8, obiettivamente troppi, alla luce soprattutto del fatto che Nicolò Fagioli, che aveva rinnovato il contratto poco tempo prima, è stato trattenuto in rosa, e quindi se ci deve essere possibilità di lanciare ulteriormente e di dare ulteriormente spazio ai giovani bianconeri, è chiaro che qualchedun altro doveva partire. Ora sono 7 centrocampisti in rosa, e quindi la sorpresa ultima, quella che invocavo ieri nel video proprio dell'ora di pranzo, se oltre ad Arthur ci sarebbero state ulteriori sorprese, beh, magari l'auspicio era magari in entrata, ce n'è stata un'ulteriore in uscita con l'addio perlomeno temporaneo di Zaccaria, e comunque nel computo, ripeto, globale, credo che la Juve dal punto di vista economico e finanziario abbia fatto operazioni importantissime. Poi è chiaro, ti sei liberata di giocatori, ad esempio Pellegrini e Cambiaso, che ti lasciano quella perplessità, l'ho già detto ieri, lo ribadisco, sul fronte mancino di difesa. Perché una Juve che voglia tornare a primeggiare in Italia, che voglia tornare a migliorarsi in Europa, pensare che possa affrontare la stagione con De Sciglio e con Alessandro, con tutto il rispetto per i giocatori citati, credo che sia davvero un sognare ad occhi aperti. Ma non mettiamo limiti alla provvidenza, speriamo, spieghiamoci che ci sia intanto l'integrità fisica, successivamente la stagione della vita da parte di entrambi, che possono consentire ovviamente con il loro contributo alla Juventus di ben figurare nelle due competizioni principali, ripeto, Serie A e Champions League. E quindi con l'acquisto, gli acquisti fatti di Kostic, che vai a rafforzare il fronte mancino per poter dare a Vlahovic o a Milik ulteriore spinta sulle fasce, cross proveniente dalle fasce, con inserimenti di Di Maria, Pogba e Paredes, credo che il mercato non si possa definire che è un mercato importante, un mercato positivo. Poi conosco il parere di tanti, capisco le obiezioni sull'integrità fisica di Pogba, capisco tutto, ma penso che la dirigenza bianconera, al netto di quello che è il risparmio da un punto di vista dell'ingaggio e il plus dal punto di vista delle uscite e entrate, quindi delle cessioni e degli acquisti,
penso che tutto sommato non si possa che definire positivamente l'operato di Cherubini a Rivabene. Veniamo in conclusione su Zaccaria. Vi ho detto su Zaniolo, vi avevo raccontato che sarebbe arrivato alla Juventus al 99,95% proprio perché mi era stata data come operazione chiusa con un prestito oneroso da 15 milioni e obbligo di riscatto. Si trattava sulla cifra definitiva di questo obbligo di riscatto, da tra l'altro definirsi su più esercizi, non in un'unica soluzione, ma evidentemente qualcosa è stato disatteso. C'è chi parla che la Roma abbia cambiato le parti e le carte in tavola sul finire del mercato, si sia un po' tirata indietro, e allora adesso c'è da capire se Zaniolo, chiuso il mercato, come qualche volta è stato paventato anche dagli stessi dirigenti giallorossi, prenderà in considerazione il proprio rinnovo di contratto, magari inserendo una clausola rescissoria ad una cifra che possa ovviamente star bene al giocatore, proprio per poter eventualmente prendere in considerazione il trasferimento in bianconero. Oppure, se non rinnoverà, e allora a quel punto vorrà dire che il trasferimento di Zaniolo alla Juventus sarà stato soltanto rimandato di una o due sessioni di mercato. Attendiamo di capire gli sviluppi di quello che saranno le proposte giallorosse per il rinnovo del contratto, se il giocatore prenderà in considerazione questa proposta, se vorrà inserire una clausola rescissoria. Diversamente, non dovesse avvenire tutto questo, vorrà dire che l'operazione Zaniolo, di cui vi ho raccontato e di cui mi ero speso, per la quale mi ero speso pesantemente, sarà stata soltanto rimandata. Commentate, ditemi la vostra sul mercato, quello che ne pensate, il voto soprattutto che date alle operazioni fatte da Cherubini arriva bene. Ci sentiamo presto, fino alla fine. Forza Juve, ciao!